Bradipo, il giornale del Gandini e del Verri, intervista Gabriele Albertini, candidata alla presidenza della Regione Lombardia. Prima domanda, quali sono i motivi che hanno spinto lei, sindaco di Milano, dal 1997 al 2006 per Forza Italia ed europarlamentare del Popolo della Libertà, ad abbandonare lo schieramento di centrodestra? Ma è lo schieramento di centrodestra che ha abbandonato la sua storia, il Popolo della Libertà è diventato il partito della Lega e quindi noi ci siamo trovati in una condizione diversa. Sono loro che si sono spostati, soprattutto Berlusconi e non noi. Lei ha deciso di candidarsi per offrire un'alternativa sia al centrosinistra che al centrodestra. Ritiene che sia necessario un cambiamento politico rispetto alla precedente amministrazione? Se sì, in cosa? Ma sicuramente sì per la parte di scandali e di opacità che sta emergendo. No per il buon governo della regione che ha comunque dimostrato per la sanità, che è lo scenario più cospicuo, di avere bilanci in attivo dal 2001, di avere crediti con le altre regioni perché i concittadini italiani, ma non lombardi, scelgono la Lombardia per farsi curare e per avere comunque il record rispetto al numero di abitanti di persone esenti da ticket. Sono 5 milioni su 10, si può fare meglio, ma questi tre dati tutti insieme ce l'ha solo la Lombardia. Come descriverebbe sinteticamente il movimento che rappresenta e cosa si propone di raggiungere? Persone credibili e programmi chiari e coerenti, fattibili, non illusioni che portano a delusioni, e persone che hanno dimostrato o nella società civile o nella società civile e nelle istituzioni di essere onesti anche dopo essere stati al potere. Indro Montanelli scrisse di lei, mi ricorda Ribò, che a prima vista nessuno avrebbe dato come vincente. Sciogliere di commozione, l'epitafio da vivo. Non avendo l'aspetto del gran galvotore di classe. Poi scendeva sulla pista, correva da par suo, vinceva contro lunghezze di distanza e se ne andava ancor più seccato di prima tra le acclamazioni della folla. Ritiene che questo si realizzerà e che la sua candidatura potrà far breccia in un elettorato trasversale? Ma alla seconda domanda sicuramente sì, perché è già successo proprio negli anni del governo della città. Tra il primo e il secondo mandato avevo preso circa 120.000 voti disgiunti di elettori di centrosinistra che avevano votato la lista di centrosinistra e poi il candidato di centrosinistra, tra cui per esempio Borrelli, che è tutto dire, che non ha mai smentito questa sua affermazione. Sulla vittoria, obiettivamente noi ci proponiamo per vincere, però è chiaro che avendo una lista civica improvvisata, lo sa bene l'ottimo presidente Vigo che ha dovuto raccogliere le firme senza strutture se non la volontà collaborativa dei cittadini e del suo apparato, è chiaro che siamo improvvisati, però se i numeri di cui siamo accreditati negli ultimi sondaggi ci danno allo stesso livello della Lega, intorno al 10%, ci sentiamo eroi marziani. Lei è candidato presidente della Regione Lombardia per la lista Lombardia Civica e allo stesso tempo è capolista al Senato in Lombardia per Scelta Civica con Mario Monti per l'Italia. Certo. In caso di sconfitta alle regionali, ha già deciso come intende comportarsi? Se sono eletto senatore faccio il senatore. Per quale motivo ha deciso di sostenere la lista civica di Mario Monti e quali sono i punti dell'agenda Monti in cui si riconosce di più? Beh, intanto perché ha una stima straordinaria per Mario Monti, un esempio che qualifica un po' la situazione. Lei ha citato Montanelli e posso aggiungere Martini, posso aggiungere Mario Monti e Riccardo Muti, sono quattro persone e solo quattro, un po' Kerdassi, che hanno ricevuto dall'allora sindaco di Milano la grande medaglia d'oro, che è la massima onorificenza cittadina, c'è l'attestato, c'è la medaglia d'oro, il cosiddetto ambrogino, e poi c'è la grande medaglia d'oro. Indro Montanelli ha detto mai dato l'ambrogione, perché è il massimo, cioè è come la gran croce della Repubblica Italiana. E guarda caso Monti, quindi grande stima personale, abbiamo studiato nella stessa scuola in anni diversi, e poi apprezzamento per il suo governo, sia l'ambrogione gliel'abbiamo dato quando era stato commissario per l'Italia in Unione Europea, e poi il suo governo, operando in situazioni drammatiche, una chirurgia di guerra, è riuscito a far risparmiare da 80 a 40 miliardi gli oneri finanziari del nostro debito e a salvare il paziente che stava dissanguandosi. Qual è il punto centrale del suo programma elettorale e come intende realizzarlo?
Beh, il punto centrale del programma è il lavoro nelle tre articolazioni, il lavoro per chi ce l'ha, perché possa continuare con la competitività dell'azienda in cui lavora, aiutata dall'internazionalizzazione, dalla ricerca, dai fondi, dei confidi che la regione può favorire, da esenzioni fiscali se assume, a mantenerlo. E per quanto riguarda chi vive una situazione precaria, tutta la formazione professionale intrecciata con la domanda di lavoro delle imprese, che non sempre è congrua, abbiamo un 16% di offerta che non quadra con la domanda, più tornitori di macchina a controllo numerico, meno terziario, questi sono gli elementi per favorirlo. Poi abbiamo anche l'obiettivo di trasferire fondi europei, che sono la vera dimensione di trasferimento di denaro pubblico ai territori, attraverso lo sviluppo dei cluster regionali. Anche sulla politica agricola, che a Lodi ha una grossa, qui abbiamo un candidato eccellente anche sotto questo profilo, perché è stato vicepresidente nazionale, mi pare, della Confagricoltura, e presidente territoriale, forse anche regionale, territoriale. Quindi l'agricoltura per Lodi è un 2,7 miliardi di PIL, la politica agricola comune deve trovare nella regione un interlocutore che consenta di utilizzare i fondi europei e di valorizzarli sul territorio. Il punto centrale del programma di Roberto Maroni è la proposta di trattenere il 75% delle tasse pagate dai cittadini lombardi nella regione stessa. Ritiene sia una proposta realizzabile? È un casciabale incredibile, cioè, nel senso che non ci credo, per due ragioni. La prima cosa è che per fare un intervento del genere occorre una riforma costituzionale, essendo il patto di stabilità diventata legge costituzionale ed essendo due terzi del Parlamento e non quindi la Presidenza della Regione che può stabilire questa modifica. Quindi casciabal dal punto di vista istituzionale. Doppiamente casciabal perché quando è stato lui e il suo partito insieme al PDL al governo della Regione con il vicepresidente della Giunta, presidente del Consiglio regionale, vicepresidente della Giunta era anche il medico personale di Bossi, assessore alla sanità, quindi con tutto un governo solido, e al governo della nazione, con ministri di tutto rispetto, tra cui il ministro dell'economia più bavo, che adesso è leghista, ma lo era anche prima. Ecco, in quella situazione lì non è riuscita a spostare, perché i trasferimenti devono essere tagliati linearmente, come il letto di Paul Custer. Cioè, tu sei lungo come il letto, va bene. Poi sei troppo lungo, se sei simpatico ti tagliamo i piedi, se sei antipatico ti tagliamo la testa. Invece sei troppo corto ti tiriamo fino alla lunghezza del letto, ma trasferimenti lineari. Allora cosa succede? Lo 0,17% che chiedeva Formigoni per la virtuosa Lombardia come numeri di prima non sono riusciti a spostare, quindi casciabal e casciabal stanno mettendo l'anello al naso ai lombardi, come hanno sempre fatto. Grandi proclami, zero risultati. Recentemente lei ha dichiarato su Formigoni: non mi inquieti troppo perché posso fare dichiarazioni che lo metterebbero a terra. Eh sì, allora mi richiamo a quello che ha detto il presidente Monti quando un giornalista gli ha chiesto: ma lei ha avuto, ha aspettato 5 secondi e poi ha detto non ho accettato. Io a quello mi riferisco, poi non aggiungo altro perché abbiamo un patto tra gentiluomini, se lui non mi inquieta io non li inquieto, però non parliamo né di liste né di candidati né di poltrone, perché allora appunto posso fare del male. Una critica ad Ambrosoli e una a Maroni, poi chiudiamo. Beh, Ambrosoli, l'unica critica non è sulla sua persona, è sulla circostanza in cui si trova, e rispondo con le parole di un dirigente del PD di Mantova che ho incontrato casualmente, mi dice: dobbiamo dire che è quello delle caramelle perché non lo conosce nessuno. E quindi la critica è una critica oggettiva nel fatto che è una degna persona, molto per bene, sono anche suo amico personale, abbiamo istituito una borsa di studio testata al padre per tre studenti che ogni anno, magari potete partecipare anche voi, che ogni anno lo facciamo, che abbiano scritto delle tesi di laurea sull'etica in economia. Presidente della giuria Gherardo Colombo, a proposito di toghe rosse che possono anche collaborare con le persone per bene. Maroni è il casciabal di sempre, cioè mi vengono a dire un uovo che
praticamente ha cominciato con la Democrazia Proletaria, poi è diventato un impiegato nell'ufficio legale dell'Avon, quindi la sua performance nella società civile rispettabile, ma insomma niente di che. Poi ha incontrato Bossi e da quel momento non si è occupato altro che di quello che sta facendo anche adesso, in maniera, sappiamo come, insomma, con queste manipolazioni e con questa inconcludenza nei fatti. Se poi appunto la Lega in Lombardia viene accreditata per il 10%, come noi appena nati, civici, senza fondi, Maroni spende 5 milioni di euro per la sua campagna elettorale, penso che ritornerà a fare l'avvocato di provincia. A questo punto, se vuole chiudere con un appello ai suoi elettori, un saluto ai nostri elettori magari. Sì, un saluto ai giovani, magari partecipate alla corsa di studio per Ambrosoli, grazie per le vostre domande affettuose e persino divertenti, votate per l'ottimo Vigo, presidente, già presidente della centrale dell'Ante, nominato dal grande sindaco di Milano, fate riferimento alla credibilità delle persone che hanno dimostrato la loro onestà prima di candidarsi, ma anche la loro onestà dopo essere stati eletti e aver avuto responsabilità di governo. Questa è la differenza con l'antipolitica di altri movimenti che invece devono ancora dimostrare di essere capaci di governare e di rimanere onesti. A questo punto ringraziamo Gabriele Albertini e Mario Vigo per Lombardia Civica, questo era il Bradipo, il giornale del Gandini e del Verri.